Sono le donne senegalesi le destinatarie del progetto Bancarella, una delle iniziative della neonata associazione Tata e Tonton, con sede in Senegal, perché sono le donne, spiega Isha, l'ossatura dell'economia di quel paese. Perché la donna? Perché se si aiuta la donna si aiuta tutta la popolazione senegalese. La donna è la forza dell'Africa, la donna che si occupa di suo marito, dei suoi bambini e la donna che si occupa di tutta l'economia del Senegal. Lei ha sposato un medico barese che lavora per metà dell'anno in Francia, il resto dell'anno vivono in Senegal. L'idea di fornire bancarelle organizzate, stabili e autorizzate alle donne senegalesi è sua. L'idea dell'associazione è nata per un bisogno di aiutare la gente d'Africa. Aiutarli ad aiutarsi? Sì, una catena di solidarietà. Non vorremmo fare dei doni, lasciare dei soldi e partire. Vogliamo seguire i progetti, vogliamo che le donne siano integrate nei progetti che realizziamo con le donne e loro stesse devono risviluppare altri progetti per le loro sorelle, per le loro mamme, per le loro cugine. Ad ospitare l'evento è il centro di educazione ambientale Solinio di Cassano delle Murge, con un menù a base di specialità locali, la favetta medievale con mele, salvie e cipolla, le focacce di fichi e uva, le frittelle con le spezie murgiane. È un posto, diciamo, aperto alla interrazialità, interculturalità.